Rizzummo. Retake. E qui c'è un albero caduto. Qual era la poesia? Il bello delle foreste. Qual era il bello? Caduti, il bello? Marci. Qual era quella poesia? Nasce la vita, rinasce incostantemente la vita. Qual era quella poesia famosissima? C'era l'albero caduto. Non mi ricordo più. Vabbè. Nemmeno io. Vai. Ma c'era quello della quercia, c'era una poesia sulla grande quercia. Che era caduta. Poi la quercia dalla quale appunto rinasce la vita, perché la quercia continua a dare i suoi frutti a tutti gli animali della foresta e tutto il resto. Vai, allora, cominciamo. Noi incominciamo con una piccola considerazione. Un povero Cristo recentemente si è adontato perché abbiamo denunciato Faccetta Nera. Allora, il problema a questo punto, il fatto che lui si sia adontato ci lascia assolutamente indifferente, ma il problema vero che ci sollevano queste cose è che, come la maggioranza dell'umanità è composta da teste di minchia, il problema non è come cercare in qualche modo di far capire come stanno le cose alle teste di minchia, ma chiedersi per quale ragione la maggioranza dell'umanità è composta da idioti e che questi idioti oltretutto non possono essere espulsi dalla società. Facciamo un esempio, qui c'è una rivista che si chiama La Voce delle Voci, qui c'è un articolo che potrebbe essere, letto da tante persone che ne potrebbero trarre dei grandi vantaggi. Perché qui spiega che il 99,9% delle banche truffano i loro correntisti. Allora, di questa rivista vengono vendute pochissime copie. È un'eccellente rivista. Oh, parlo di una rivista dove scrivono personaggi di altissimo calibro, a parte giornalisti investigativi importantissimi. Poi abbiamo questo articolo che è di Elio Lannutti, presidente della DUSBEF. Poi abbiamo gli articoli del giudice Imposimato. Poi abbiamo gli articoli del figlio di Dario Fo, che non è un cretino. Allora ci chiediamo, giornali assolutamente inutili e lavacervello, tipo Corriere della Sera, Repubblichina, Repubblica, Stampa e chi più ha più ne metta, hanno centinaia di migliaia di lettori. E una rivista come questa, che potrebbe rendere veramente utile per tantissime persone, no? L'averla letta, perché qui spiega come si fa per non farsi truffare dalle banche. Sono tutti truffati, basterebbe comprare questa rivista che costa 1,50 euro e immediatamente fare causa alla banca, senza fare la causa. No, ma il bello è che io lo dico continuamente a chi si lamenta. Anche qualche giorno fa gli dicevo, guarda, tu sono 20 anni che stai con la tua banca, dammi retta a me, mandami gli estratti conto, gli facciamo il pelo e il controvelo e ti faccio dare 100.000 euro come minimo. Come minimo? No. Allora, è di più. Avvocato amico mi dice che è difficilissimo fare una causa perché l'individuo che avrebbe tutti i vantaggi a fare la causa, all'avvocato gli dice, guardi, non ho i soldi per poter fare la causa. Però io dico, ma tu i soldi per dare la banca ce l'hai? I soldi per dare la banca ce l'hai? Dei soldi a dargli la banca tranquillamente, ma i soldi che dai al prete perché ti scali degli anni di purgatorio. Allora, questo dopo morto, migliaia di euro che questi vanno, perché il prete ti deve dire le messe. Ora, no, il bello è questo, che quando uno deve dire al prete, ma quante messe, per quante persone dici quella messa quel giorno? E beh, saranno 200-300, allora moltiplicato per 1000, vedi i soldi che si mette in tasca. No, ma allora fai 200-300, cioè i soldi che ti hanno dato tutti, diviso 200-300. È naturale, come minimo, no? Oppure dici, io ti do questi soldi, ma invece di scalarmi 100 anni, mi scali 350 milioni di anni, visto, certo, che, come dicono loro, nell'aldilà il tempo non c'è. Se il tempo non c'è, come fai a misurarlo tu? Ma insomma, queste sono cose che sembrerebbero cretine. Cioè, io se parlo con mio nipote che ha 3 anni, sicuramente percepisce immediatamente l'incongruenza. Il 90% degli italiani non lo capisce, e quindi qui stiamo da un altro punto di vista che è importantissimo.
L'occhio vede solo quello che la mente è in condizione di vedere, se no non riesce a farlo. Allora porto due esempi, un esempio è questo qui, e vi spiego perché l'occhio vede ciò che vede solo la mente. A un certo punto, passeggiando nel parco di Veio, mi è capitato di prendere in mano questo pezzo di rosso. Terracotta. Che io ero convinto che questo qui fosse una banale terracotta. Poi invece ho visto che una faccia, lo vedete in profilo, qui c'è il naso, lì ci sono le labbra, no? È una faccia di bambino di un ex voto che erano tutti stampigli unici. Però ecco dove subentra la cultura. Gli stampigli che venivano preparati per gli ex voto che dovevano essere portati al tempio di Apollo presso Veio erano stampigli che erano stati fatti su una base, no? Che era la scultura di un grande scultore greco, Fidia, che aveva impresso la faccia, la ipotetica faccia di Alessandro Magno Bambino. E qui voi vedete esattamente il profilo, spero che si possa vedere, andatevi a vedere la famosa statua di Alessandro Magno Bambino e riconoscerete esattamente questo profilo. Perché ho fatto vedere questa cosa? Perché inizialmente, quando mi è capitato tra le mani questa cosa qui... Non avevi capito cos'era. Io capivo fosse un sasso. Poi, siccome è subentrato... Allora, cultura, primo pensavi che fosse un pezzo di sasso. Poi avrei sospettato, è manufatto, qualcuno l'ha fatto. Esattamente. Ha fatto un calcolo di una cosa. Esattamente. Poi hai capito che era invece... Un ex voto. Essendo vicino al tempio di Apollo. Poi di hai capito che era... Quello poi che abbiamo detto adesso. Che era un ex voto perché erano gli ex voti, erano stati fatti copiando e facendo un calco della famosa statua dedicata di Alessandro Bambino. Di Alessandro Magno Bambino. E questo è una, per far capire cosa significa che la mente legge solo e vede solo e capisce solo quello che sta. L'occhio vede solo quello che la mente capisce. E questo qui è un'altra cosa. Basta vedere bene la zampa di un animale. Siamo sempre lì. È una zampa di leone, probabilmente. Siamo sempre lì. Siamo sempre nell'ambito di un ex voto. Ma anche quello, la persona banale, cioè questi poveri cristi che criticano... Mi dispiace, non ho portato l'ex voto che ho io, che sono i piedi di una statua alta almeno 80 centimetri, anche 100. Bellissimo. E allora cercheremo anche un ex voto dedicato a Priapo, con le scarpe a punta come fanno i mongoli. Esattamente, molto bella. Allora, è chiaro quello che noi abbiamo detto. Per fare una traslazione, la mente vede solo, l'occhio vede solo quello che la mente capisce. Vediamo e riesce a rappresentare. Rivista molto importante, una delle riviste più serie che ci sono oggi in Italia. In questo numero, che si dedica al rapporto tra fede e scienza, viene pubblicata una cosa di estrema importanza. Il dito che non vede la luna, è la luna che non vede il dito, c'è un'altra è cosa. L'osservatore che non vede la c'è luna. C'è un'altra cosa qui più importante. Per secoli, perché questa è opera di Michelangelo, si è creduto. L'umanità ha visto questo disegno e non ha capito che cosa c'è scritto. E vedeva il dito, infatti. Vedeva il dito. Ma non vedeva che l'ipotetico dio di Michelangelo e quindi dei papi che hanno commissionato la Cappella Sistina era in realtà la mente umana. La mente umana è quello lì, è il profilo del cervello. Sotto forma di mantello. Ma è il cervello. Le involuzioni. Però è strano che... L'ha capito solo un ingegnere inglese un 30-40 anni. Sì, lo so. No, ma è strano che ci avesse questa cognizione del cervello. Ma certamente. Beh, immagino, era un anatomista. Oh. Lui e rischiavano tutti i giorni. No, ma tutti al suo tempo pensavano che il centro dell'uomo fosse il cuore, non il cervello. Ah, no, momento. Allora, chiariamo. Il cervello, perché è platonismo questo, è pensiero. È l'identificazione del pensiero. Lo so. Allora, guardate bene. Dentro alla teca
dove c'è il cervello, ci sono tanti angioletti. Cosa sono? Quali sono le idee? La religione, le idee. Sono le idee. Quindi, nel pieno del Cinquecento si sapeva perfettamente che è la mente quella che crea il mondo. Eccolo qui, questo è Platone. È la mente che crea il mondo. Tant'è vero che Dio, nel creare l'uomo, non è Dio, è la mente che crea l'uomo. È il pensiero, è il logos, è qui, è tutto qui. Il più grande riassunto, solo che l'umanità l'ha capito 400 anni dopo. 400 anni dopo. Di più, 450. Ma lo dico anch'io, eh. Io quando lessi quella dichiarazione che aveva fatto quell'ingegnere inglese, dico, ma porcaccio Giuda, ce l'ho avuto tutti i giorni sotto il naso e non l'ho capito. È così, come diceva anche io proprio non lo conoscevo questo dipinto. Lo vedete tutti i giorni, una delle frasi del cristianesimo, lo vedete tutti i giorni e non lo capite. Ce l'avete sotto il naso e non lo capite. Così come tutti quelli che hanno la vita sotto il naso e non riescono a capire che la vita è un eterno miracolo, non soltanto quello che fanno quelle che voi dite che sono santi, quelli sono miracoli, quelli sono roba da baraccone. La vita che si rigenera in continuazione e che appunto è espressa proprio dalla resurrezione di Cristo, quella è la vita, festeggiata, vedi caso, nel momento in cui la vita si rigenera completamente, che è a Pasqua, cioè allo sbocciare. Easter! È chiaro, no? O Esther, come la vogli chiamare. Allora, che non c'entra niente con la religione cristiana. Assolutamente no. Loro ce ne sono impossessati e hanno festeggiato. Hanno trovato in quel giorno festeggiamenti della Pasqua addirittura fino a 20.000 anni fa. Ma come quelli del Natale, no? Sono festeggiamenti ovvi. Loro l'hanno identificato con la risurrezione di Cristo, si sono inventati la risurrezione di Cristo e stiamo a posto. Ma siccome abbiamo fatto questa denuncia al Papa, coinvolgente il Papa, allora andiamo a vedere alcuni scritti, alcune opere. Adesso non leggeremo certo queste cose, però le facciamo vedere per facilitare certe interpretazioni. Questa è una, ad esempio, ruolo dei gesuiti e della massoneria sulla base di documenti, qui è tutto documentato, va bene, questo è uno. Non lo vado a leggere perché non c'è ragione che in questo momento, qui, in questo luogo, lo legga. Ci abbiamo un altro testo, leggeremo questo al momento in cui dovremo leggerlo. Questo è di un libro che io ho ricoperto perché lo consulto facilmente, è di Saitta, La politica dei gesuiti, scritto nel 1909, stampato dalla Editori Bocca di Torino, all'epoca era a Torino, nel 1909. Qui è una documentazione di 310 pagine, ci si può leggere di tutto e contrario di tutto. Non è quello che io voglio leggere in questo momento. Io sono interessato invece a far conoscere altre cose. Voi dite la interrelazione tra gesuiti e massoneria. Certo, è nella sostanza proprio qui. Qui io voglio leggere una piccola frase che serve per far capire alcune cose. Evole in questo caso cita tale De Poncet, quello che ha scritto sulla guerra occulta. Il De Poncet da parte sua sottolinea nella massoneria la tendenza a materializzare lo spirituale e a divinizzare il materiale, trasferendo i caratteri della divinità all'uomo materializzato e poi all'uomo come collettività democratica, propiziando una liberazione totale dell'uomo e degli stati sottratti ad ogni autorità spirituale e temporale, opponendo all'universalismo cristiano e specialmente cattolico la sua antitesi, cioè una teocrazia a rovescio, un internazionalismo a base razionalistica e democratica. Ma guarda un po' se quello non che sta è proprio facendo per niente così. No, no, è quello che sta facendo la Chiesa adesso, sì, quello che fanno i papi adesso, che è esattamente il contrario dell'insegnamento del cristianesimo. Esattamente, ma è anche contrario a una serie di diciamo valori base della convivenza civile. Certamente, è ovvio. Io quello che a noi ci interessa adesso è sottolineare per i nostri amici, state ben attenti. Perché quello che queste persone stanno facendo, interpretatele alla luce di queste cose.
Il De Poncet era un cattolico tradizionalista e quindi da cattolico tradizionalista capiva perfettamente come si muovono queste persone. Ma non siamo solo qui, noi abbiamo un altro libro molto importante di un teologo molto importante e molto conosciuto, Don Ennio Innocenti. In questo libro si parla di gnosi spuria. La gnosi spuria è tutto ciò che è gnostico ma non è stato assorbito dal cristianesimo. E c'è una intrinseca avversità, però fatta di spesso di compenetrazioni, tra la gnosi spuria, che in realtà poi è la massoneria controllata da loro signori, e invece la dottrina reale del cattolicesimo, non del cristianesimo, ma del cattolicesimo. E sentiamo cosa dice Don Ennio Innocenti. Proprio tre frasi, perché devono servire per capire. La falsa gnosi attaccò dall'esterno e dall'interno l'avanzata del cristianesimo. Lo scontro culminò sotto l'imperatore Giuliano e parve risolversi definitivamente al tempo dell'imperatore Teodosio. Dal punto di vista culturale, l'avversario principale fu il neoplatonismo. Allora, noi abbiamo non sempre... a caso siamo neoplatonici. Allora, sì, però attenzione, non a caso anche noi diciamo che il neoplatonismo pagano è questo. Ma esiste il neoplatonismo cattolico, perché che è derivato da quel neoplatonismo, certo. Perché tutte le implicazioni del neoplatonismo sono state trasferite nel cristianesimo. Certo, i grandi pensatori, solo che erano tutti Sant'Agostino, erano tutti, certo. Soprattutto quella romana. Esso si presentava con dignità speculativa, veste spiritualistica, moralistica e mistica, e con grande abilità prendeva in mira le debolezze con cui si presentava di fatto il fenomeno cristiano, lo sappiamo perfettamente. Ma qui intanto parla un teologo cattolico, e poi questo teologo cattolico è interessato a sottolineare come quella massoneria, però è quella massoneria che oggi ha intriso l'essenza della Chiesa cattolica, era derivata della Compagnia di Gesù in particolar modo. Andiamo avanti, abbiamo fatto altri due appunti che abbiamo preso sempre in questo testo, perché deve servire per far capire come certe frasi, certi comportamenti derivano non dall'insegnamento del cattolicesimo, che noi possiamo tranquillamente far coincidere con il primo Vaticano, il primo Concilio Vaticano, ma da qualcosa che è stato appunto un inquinamento continuativo, per cui oggi possiamo dire che tutte le scelte del papato sono scelte in realtà ebreo-massoniche. L'evangelizzazione critica di Firenze. Anche qui lui fa vedere come dietro a quello che noi chiamiamo il grande rinascimento fiorentino ci sono state tutta una serie di influenze che conosciamo perfettamente. Lo sappiamo che ci sono state queste influenze. Lui giustamente, da teologo cattolico, dice: guardate, queste non sono influenze che hanno a che fare con la dottrina cattolica. È verissimo. Noi le prendiamo per buone perché hanno rappresentato un grande rifiorire culturale. Però giustamente lui dice: attenzione, che certe cose sono di quel tipo. Quindi quando noi oggi denunciamo che la Chiesa prende certi atteggiamenti e questi atteggiamenti li paragoniamo a questa evangelizzazione critica di Firenze, è evidente che noi sappiamo su quale linea si muove questo pontificato e i pontificati precedenti. La gnosi infiltrata nelle università, ad esempio. Scott Eugene era intellettuale di primo piano nella scuola palatina e la sua Summa de divisioni nature tenne banco fino al secolo XI. Per quanto l'Eriugena si rifacesse al Corpus Dionysianum, la sua costruzione apparve elaborata in modo che il monismo neoplatonico, se almeno ci poniamo in una prospettiva rigorosamente teoretica, riprende di fatto il sopravvento, quali che fossero le intenzioni del famoso autore giudicato eretico da San Giovanni Tommaso d'Aquino proprio per il commento a Dionigi. Allora, qui è Dionigi d'Alicarnasso? No, è Dionigi, questo è il falso Dionigi, praticamente. Ah, ok. Sì, è Dionigi quello che ha scritto delle opere poche fondamentali che San Tommaso dichiarò ereticali, ma nella realtà facevano parte della tradizione della Chiesa comunque.
Fondate le università, notiamo che tutte le correnti di pensiero vi si dibattono. Gli arabi e gli ebrei di Spagna vi trovano i loro prestigiosi mediatori. L'opera di Tommaso d'Aquino prende posto in questo contesto a Parigi come a Napoli. Le università, a loro volta, diventano seminari davvero internazionali, non solo per le nazioni studentesche, ma anche per l'intenso scambio di docenti. Oxford, Padova, Cracovia sono in osmosi, nel bene e nel male. Talvolta il male è trasmesso senza che venga avvertito. Allora, io leggo queste cose per dire, vedete che ci sono dei teologi, dei veri, autentici teologi cattolici, che dicono come stanno le cose. Che poi siano loro stessi a non potervi porre rimedio è un'altra cosa. Noi lo sappiamo perfettamente che oggi si studiano tesi gnostiche, o per meglio dire, a me lo gnosticismo va benissimo, oltretutto, quindi non ho problemi di questo tipo. Ho problemi di un altro tipo, che questi qui ormai sono talmente pervasi di tutte queste correnti, di queste spinte, per cui non si capisce più chi è che tiene in mano le redini. E questo è quello che voglio dire. Non c'è più un leader, vero. Non c'è più un leader non che c'è possa il correntone. Avere il coraggio e la forza di ripristinare i limiti e dire guardate, le cose stanno così, queste stanno così, poi io ne scelgo una. La posizione ufficiale è questa però. Ma non questo mescolio continuativo che noi vediamo sistematicamente nell'università e soprattutto nelle università americane. Ricordiamo che ogni università fa sé. Solo che nell'università di Boston ci sono 18.000 studenti italiani. Che cosa vanno a imparare? Guarda. Vanno a imparare che cosa? Vanno a imparare l'ognosticismo americano, che è quella sintesi acritica che è oggi l'America, perché è un crogiolo di tante ideologie, di tanti pensieri. E del nulla. Della sequenza di incontri e scontri tra i vari. Questi non hanno capito che qualunque teoria fondata, creduta, ritenuta vera è comunque più valida del miscuglio delle più sagge teorie. Ma comunque noi diciamo come stanno le cose. Cos'è l'America di oggi dal punto di vista culturale? È il prodotto dei padri pellegrini, è il protestantesimo, dei quaccheri, è quel protestantesimo lì che si è mescolato con infinite e diverse linee di pensiero ideologiche, culturali e quant'altro, che hanno poi prodotto i vari scientologi, per dire, perché oltretutto scientologi è una religione. L'America avrebbe bisogno di un New Deal. Deve. E chi glielo fa? No, ma infatti è finita. Di oggi è un miscuglio. È finita. È un miscuglio senza New Deal, senza un nuovo obiettivo, un nuovo orizzonte, un nuovo sogno, non è più l'America. Ma ci vuole qualcuno che abbia i coglioni di poterlo fare. Allora, Oxford, Padova, Cracovia sono in osmosi, nel bene e nel male, sono in osmosi, esiste questa osmosi. Ecco perché una persona intelligentissima si è inventato Scientology, perché sulla base delle sue conoscenze. Tu parli di Hubbard? Certo, sulla base di sue conoscenze, per esperimento, perché lui non aveva nessun interesse, non era un santone, ha sperimentato cosa significa far nascere una nuova religione, punto, basta, capito? Non è improbabile che lo stesso formalismo scolastico dei secoli XIII e XIV, Duns Scoto, Occam, Raimondo Lullo, abbia qualche parentela con la gnosi spuria. Allora lo dice lui, cioè che cosa dice? Io, da teologo cattolico vero, che conosce veramente la teologia cattolica, ti dico che anche il formalismo scolastico è impregnato di gnosi spuria, è verissimo. Se lo dice lui, noi siamo perfettamente d'accordo. Il suo irrealismo, il suo razionalismo, la sua attenuazione di tesi fondamentali, il suo cedimento al principio della doppia verità lo suggerirebbero. Ma tu il suggerimento? Il principio della doppia verità? Ma allora è vero che voi preti di oggi vi attenete al principio che era poi della scolastica? Lullo, 1235-1315 in particolare, era sicuramente un cabalista. Ma tu me lo dici tu, grazie che me l'hai detto. Ma io non ho, per sapere queste cose, non ho bisogno che me lo dici tu, perché io da tempo ho individuato queste persone. Poi io per parte mia, Dio ne salvi dal cabalismo, ma per parte mia potrei anche sposare il cabalismo.
Però dimmi esattamente come ci vuole un bel coraggio, però. Dovresti rinascere una seconda volta senza tutto quello che sai. Ma io lo dico per principio preso. Però non mi venite a dire che tutti questi che nella sostanza sono stati creatori del cristianesimo e del cattolicesimo di oggi sono dei cabalisti, lo sappiamo da soli. Però tu, Papa di oggi, non mi raccontare delle balle, perché tu sei l'erede di questi cabalisti. Questa è la doppia verità, è sempre stata nelle loro azioni, nel loro essere. La doppia verità, cioè quella interna alla loro casta, alla loro gioco di potere. La verità è quella che loro sono andati a propagandare proprio adesso. Vieni a casa mia a dire che noi dobbiamo accogliere braccia aperte, no? Le truppe da sbarco dell'Africa, di tutto quello che pagate e strapagate dalla CIA, dai servizi segreti, dalle vostre organizzazioni, eccetera, eccetera. E poi tu, però, a casa tua dici: no, qui non entra nessuno a meno che non paga pegno. Cioè, lui avrebbe. La tradizione la conosciamo, è sicuro che uomini come il buon capo della P2, che era Papa e Ciccia con Calvi, Licio Gelli, che era Papa e Ciccia con Marcinkus, era di casa in Vaticano. A lui nessuno avrebbe detto: ti do il permesso, chiedimi il permesso, è chiaro? Diciamole queste cose e concludiamo da questo libro molto interessante, L'oracolo del guerriero. Perché dice: ma voi su quale base vi basate voi? Perché voi siete così? Avete questa tigna? Mi piace il termine. E io rispondo subito. I primi raggi del sole raggiungono la spiaggia, gli eserciti si sono disposti e tutto è pronto. La battaglia scoppierà da un momento all'altro, non esiste alternativa. Devi combattere. Per farlo mettici tutti il tuo spirito, cuore e corpo. Lotta concentrato, unificato, allineato. Combatti instancabile, giorno e notte se necessario. Tieni d'occhio le quattro direzioni. Affidati all'animale che è in te. La battaglia attraverserà picchi e avvallamenti. Sii sensibile e adattati ad essi. E con questo noi, cari signori, vi salutiamo. Ciao.